e cose così. Quindi io parto con 1 milione di euro, a un certo punto fallisco perché contabilmente non mi restituiscono i soldi, però mi ritrovo che ho miniere di diamanti, imprese, aziende, ho in mano anche partiti politici. Questo è il vantaggio che hanno le banche, che poverine falliscono, quindi bisogna pure aiutarle. E ecco che arriva la BCE e mette liquidità. Quando dicono così, sono, a chi la immettono? Mica la danno ai cittadini, la danno alle banche, che così falliranno un po' più tardi e continuano a perpetuare questo sistema.